Oggi scopriremo se si può mangiare un uovo ad occhio di bue col pan di stelle. Già questa cosa sposa molto bene, secondo me. E quindi procediamo con gli ingredienti, perché non sono solo questi. In ogni caso vi faccio vedere prima appunto l'uovo che andremo ad utilizzare. Un uovo, i biscotti, pan di stelle, un limone. Secondo me questo piatto lo rifarete anche voi a casa. A casi, a casa. Lo rifarete anche voi a casa, ne sono proprio convinto. E come ultimo ingrediente, come già vedete nelle mie mani, andremo ad utilizzare l'ace, sempre cresciuto nel giardino della Conad, perché ormai io e la Conad abbiamo questo rapporto. Vado là, vado nel loro giardino, io li raccolgo perché proprio escono i frutti, cioè proprio questo è un frutto, come vedete. Poi dentro c'è il succo, appunto, perché l'involucro è il frutto e dentro c'è il succo, giusto? È finito. Giusto, giusto, sì. Ma finito. In ogni caso, noi ci rivedremo ad un prossimo video e ciao. Che c'entra? Ed è finito! Che cos'è che ho finito? Devo incominciare ancora, no? Ma la battuta triste, intendevo! In ogni caso, procediamo con la preparazione del tutè, Sei no? tornato francesino. Sì, ogni tanto torna il mio François. Quindi adesso prendiamo il nostro mezzo limone e cerchiamo di tagliare delle fette sottili di limone. Procediamo col tagliarle. Ok. Questa forse era un po' per la pressa, ma ora dovrebbero venire meglio. Per la pressa. Esatto, comunemente detto quando dovete pressare, no? Esatto. Continuiamo a tagliare il nostro limone a rondelle, poi vi spiegherò perché lo sto facendo. Per il momento voi vedetemi solo tagliare il limone a rondelle. Procediamo col tagliarne un'altra, che mi risulta un po' difficile vista la forma del limone. Facciamo così, che così evitiamo di tagliarci forse. Ok. Non è più venuta una rondella però. Una mezzaluna. Esatto, una luna mezza. Proviamo di nuovo così senza che lo levo. Un'altra mezzaluna. Tu non ti fidi, è venuta questa, vedi? Certo, gli è venuto un cascavallo, però non è quello l'importante. Togliamo poi questo qua e lo andiamo ad utilizzare comunque. Ok, finito. Questo qua ce lo prendiamo pure, lo andiamo ad utilizzare dopo. Quindi abbiamo il limone pronto, lo andiamo a pugiare in una ciotolina. Se vi state chiedendo il motivo di questa cosa, vi ricordo che lo scoprirete dopo. Questo qua me lo tengo pure perché me lo tengo come decorazione. Che fanno? Gliela metti la decorazione per fare capire che il piatto è buono? Certo che la mettiamo, no? E procediamo con l'andare a fare l'uovo, no? Perché dobbiamo andare a cucinare l'uovo a occhio di bue. Quindi adesso prendiamo il nostro succo per sostituire, diciamo, l'olio e ce lo andiamo a versare nella padella. Perché se no è troppo grasso con l'olio. E certo, lo facciamo per quello, perché noi dobbiamo fare piatti dietetici, giusto? Sì. E quindi adesso nel succo già caldo, che come vedete sta iniziando a fumare, ci andiamo a mettere l'uovo. Lo apriamo in modo molto adagio, e aspettiamo che cucina. Guarda, come vedete già sta iniziando a colorare. Lo spostiamo se riusciamo verso il centro. No, non ci riusciamo. Lo lasciamo là. L'ace sta friggicolando. Esatto, e come vedete è molto utile per non far attaccare il pomodoro nella padella. Pomodoro. Che c'entra il pomodoro? L'uovo nella padella, giusto? Quindi voi dovete mettere il succo per non farlo attaccare, mi raccomando. Che sia però quello del giardino della Della Conad, Conad. esatto. Ogni tanto gli fate arrivare un po' di succo nel, no, nell'uovo. Gli viene pomodoro, ma perché gli viene pomodoro? Ah, in modo che così si insaporisce. Ovviamente ci va pure un pochettino di sale, perché che fa? Non ce lo mette un po' di sale. Quindi ci andiamo a mettere un pochettino di sale nell'uovo. Ci abbiamo messo il sale e ci andiamo a mettere un po' di pepe, che deve pure venire un po' piccante, no? Quindi lo contiamo tutto, ok. Che vi ricordo questi sempre qui sotto in descrizione se li volete acquistare pure voi. Che odorino di arancia! Chissà come mai, non lo riesco proprio a capire il motivo. Guarda, ogni tanto fate sempre prendere sapore di arancia. Così vi viene un bellissimo uovo all'arancia. Dopo, giustamente, vi devo fare vedere come usare il limone, no? Quindi ci andiamo a mettere un po' di limone attorno al nostro uovo. Ma con tutta la buccia! Ovvio, normalissimo, no? Perché il sapore d'arancia non bastava, no? Quindi ci dobbiamo mettere pure un po' di sapore di limone. Bello aspro. Esatto. Guardate che bella stella che è venuta. Cioè, non ve la mangereste pure voi. Fate sempre prendere di sapore l'uovo. Perché se no non viene buono, no? E non il pomodoro. Esattamente. Mi raccomando, ragazzi, rifatelo a casa perché questo piatto merita.
di essere vomitato. Una bella acidità. E morite. Si consigliano biochetasi. Penso che comunque il tutto è cotto egregiamente e adesso lo andiamo a impiattare. Il tuorlo comunque sembra intatto. Sì, è pure bello cotto, come piace a tutti, no? Ma a tutti chi? Boh. Quindi abbiamo qua l'uovo pronto, lo andiamo a prendere con la nostra bellissima pinza, che vi ricordo che per acquistarla qui sotto in descrizione, ma mi sa che non ce la faccio con la pinza. Sai? Sai? No, no. È fragile questo uovo. Ok, l'abbiamo preso in Stai fretta. Stai attento! In fretta, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Comprate le pinze anche voi, se no non potete prendere le uova. Adesso prendiamo il limone e glielo adagiamo intorno. Secondo me questo piatto mio fratello lo apprezza comunque, è molto buono. Lo apprezzi anche tu? Io lo apprezzo sempre, però non mentre lo mangio. E come ultimo ingrediente, come ben sapete, ci va il pan di stelle. Che fanno? Glielo metti. Andiamo a metterlo. Quindi lo andiamo a sbriciolare e glielo mettiamo bello sbriciolato in questo modo. Ma che schifo! Come che schifo? Tu non apprezzi i miei piatti? In silenzio! È uovo e cioccolato! Non è cioccolato, è pan di stelle. L'ho fatto col cioccolato. Non è cioccolato, è cacao. C'è pure il limone e l'arancia! Questo piatto è buonissimo. Io lo so che anche voi state desiderando da casa di assaggiarlo. Ne sono convinto di questo. E come ultima decorazione ci andiamo a mettere il nostro buonissimo, diciamo, quello che ho detto prima, no? Lo mettiamo proprio come piramide. Ragazzi, lo so che anche voi lo volete assaggiare, ma lo dovete rifare a casa se lo volete. Il nostro piatto è pronto ed è anche molto invitante. Andiamo subito a servirlo al nostro cliente. Reaction alla vista. Iniziamo con la vista. Madonna, bella lì. Potevi quantomeno togliere. Cosa? La buccia. Ma è quella la parte più bella del piatto. Vedi che estetica. Questo è venuto bellissimo esteticamente. Sì. Esteticamente sì. È una bontà. Limone, vabbè, dai, quantomeno le parti non commestibili le puoi togliere. Non vanno mangiate queste, eh? Non vanno mangiate. Cosa? Ti la puoi prendere non si mangia? La polpa. No, quella non è terra. Ti puoi prendere la polpa del limone e lasci la buccia, perché quantomeno le parti non commestibili. C'è la buccia. Non è quello il piatto, vedi, eh? No. Il piatto è quello il centro. Quanto devo vomitare da 1 a 10? Intanto questo lo togli, prenditi il centro, prendi proprio il centro, non quello. Vabbè, un po'. Questo è uovo e basta, non senti niente. Prenditi un pochettino di terra, come l'hai chiamata tu, un po' di uovo. Signori, direi alla vostra, ma ora vomito. È buono. Cosa senti? Sapori che contrastano malissimo. Però è mangiabile, credo, perché lo stai mangiando. È buono. È buono, no. Aspetta, assaggio. Mi sento il cioccolato, cacao. E il pan di stelle sbriciolato quello. Assaggio io, ragazzi, vi dico io, perché lui non apprezza per i piatti della cucina. È buono, è buono. Sì, sì. Prova il limone con tutta la buccia. Quello consigliamo! Ragazzi! Mamma, non potete capire! Non potete immaginare Mamma la bontà! Mamma mia! Certo! Hai scoperto una nuova ricetta! Rifatelo! Sì, sì, mangiati il limone con tutta la buccia. Quello è perché sei cretino tu. Io ti ho detto puoi non mangiarlo. Io non lo mangio, mi dispiace. Ma che c'entra? Sei cretino messo tu. Tutto quello che nel piatto si mangia. Tutto quello che nel piatto si io mangia. L'ho già mangiato. Non l'ho già mangiato. Ti ho detto tutto però, mica io detto una parte. Io l'ho già mangiato. Mi dispiace, non ti lo ti prendi la fetta piccola e la mangi. A me il limone fa schifo, solo la polpa. Immaginate con la buccia. Amore mio, la prossima volta impari a toglierla. Tu non hai capito? Tu più merda mi metti nel piatto, più te la faccio mangiare. Anzi, stai facendo la scarpetta, dai. E sto facendo la scarpetta perché magari mi togli un po' la. No, comunque la buccia. Ma si può mangiare la buccia? Io ringrazio, io spero Dio tu abbia lavato quantomeno il limone. Certo che l'ho lavato. Ovviamente, conoscendoti. Però è cresciuto nel nostro giardino, quindi. Ah, vabbè, allora dai, è buono. Dai, mangia, allora è buono, dai, biologico. Sì, biodegradabile. Dai, dai, un po'. Mangia! Mica la fettina piccola piccola, hai mangiato. Filo! Penso a cacare! Ti dirò! Per quasi quasi i migliori chef, preparate questa pietanza! Ti dirò!
schifo un tè. Se lo mangiate insieme all'uovo, che io non ho più uovo, quindi non posso. Penso un po', quasi ve lo consiglio. Ci dà quel contrasto che vi consiglio. Che fa pugni con tutto il resto. Penso un po' che bomba. Certo, poi in bocca vi rimane tutta la buccia, però ve lo consiglio. In ogni caso, ragazzi, spero tantissimo che questo video e questo piatto, questa bontà, vi sia piaciuta. Noi ci rivedremo ad un prossimo video e ciao!